Sì, siamo partiti male con errori ingenui e siamo andati meritatamente in svantaggio perché il Gubbio ha fatto meglio di noi nel primo tempo. Poi mi piace tenermi la grandissima reazione perché insomma, alla fine avevo più la sensazione di poterla vincere piuttosto che perderla. È peccato anche per un episodio. Insomma, che l'arbitro non ha visto, ma c'era un calcio di rigore, un fallo di mano di Migliorini netto. Insomma, però ecco, penso che poi nel computo della partita, il primo tempo meglio il Gubbio, il secondo meglio noi, e quindi penso che il pareggio poi in definitiva sia giusto. Chiedo se è possibile individuare una motivazione e anche delle contromisure di un approccio che è un po' quello di settimana scorsa a Viterbo, primo tempo veramente buttato alle ortiche, così. Ma saperlo chiaramente è una cosa che analizzeremo con i ragazzi, perché effettivamente nel riscaldamento l'hanno fatto benissimo, quindi non c'era nessun tipo di avvisaglia di questo genere di approccio sui primi palloni, perché sono stati evidenti, sono stati errori ingenui che solitamente non commettiamo, quindi dobbiamo migliorare e analizzare il perché di questi primi minuti che sono stati, ci hanno precluso anche magari di poter vincere la partita, perché andare sempre sotto di 2 gol poi non è nemmeno semplice recuperarla. Dall'altro ormai abbiamo raggiunto una maturità tale che le partite le giochiamo fino alla fine, anche quando sembrano che le abbiamo perse, riusciamo a tenerle in vita dando continuità al nostro gioco perché crediamo in quello che facciamo e riusciamo anche ad avere la forza mentale di crederci nel poterle anche ribaltare. Quindi gli errori saranno analizzati, dall'altro dobbiamo continuare a proseguire su quello che stiamo facendo perché ultimamente stiamo facendo bene. La scelta di Jacoponi subito in campo perché non è sembrato in gran giornata, forse aveva anche lasciato intendere che non sarebbe subito sceso in campo. No, Simone ha sbagliato due palloni che non sono da lui, è chiaro che sono stati errori, però stava bene. E il minutaggio è chiaro che sia lui che Soprano dovevano essere gestiti perché avevano giocato tantissimo. Simone viene anche da tanto tempo di inattività e quindi magari sono anche errori figli della mancanza di ritmo gara. Però insomma. Penso che insomma, Jacoponi sia una certezza, poi è chiaro che oggi ha sbagliato 2 palloni e da Jacoponi non ce lo aspettiamo, però insomma, penso che abbia ancora grandi margini di miglioramento perché, ripeto, è tanto che è fermo e quindi deve ritrovare il ritmo gara e il ritmo gara lo trovi giocando, non stando fuori. Mister, grande incisività dei giocatori entrati all'inizio secondo tempo. Sì, assolutamente, sono entrati benissimo, ma questo è stato. Ormai è una costante perché anche a Viterbo è stato così. Molto spesso questo gruppo ormai è un gruppo estremamente coeso, crede in quello che fa e tutti si sentono protagonisti. E quindi da questo punto di vista sono estremamente soddisfatto e orgoglioso di ognuno di loro. Forse si aspettava qualcosa di più da De Grazia, capace di facili inserimenti e anche di andare al gol. No, la scelta di Lorenzo era proprio per andare a attaccare la linea difensiva perché lui ha capacità di inserimento, però è chiaro che nessuno nel primo tempo dei calciatori nostri si sono espressi al massimo delle proprie potenzialità. No, abbiamo fatto un brutto primo tempo, è chiaro che i singoli poi ne risentono. Nel secondo tempo coloro che sono entrati hanno cambiato la partita e insomma. E abbiamo spinto anche per poterla ribaltare come era successo a Viterbo. Sull'utilizzo di Jacoponi, ma sulla posizione, perché normalmente ha giocato sempre centrodestra. Il fatto che oggi sia partito centrale, cos'era, un modo anche per preservarlo fisicamente, eh? Anche chiaramente il suo dispendio è più limitato rispetto a quando gioca braccetto di destra o di sinistra, e poi anche perché volevamo far uscire la palla in maniera più qualitativa, perché Simone ha filtranti, ha dei salto passaggio, quindi anche vede giocate anche più lunghe con grande qualità.
Oggi purtroppo quello che avevamo pensato nel primo tempo non si è realizzato, ma è venuto fuori poi nel secondo tempo. Quindi. Come è stato, mister, per lei emozionalmente tornare a Lugo? No, ma io sono affezionato, al di là di come è finita, l'ho ribadito più volte anche a vostri colleghi. Cioè, purtroppo ormai nel calcio le esonere fanno parte della quotidianità del nostro mestiere, della nostra professione, però io sono sempre grato e riconoscente verso le persone che qui mi hanno accolto e hanno scommesso su di me alla mia prima esperienza da professionisti. Quindi io a questa società, a queste persone, al presidente, al direttore Pannacci, a tutto coloro che erano già all'epoca nel Gubbio, sarò per sempre riconoscente.